Monterico Giorgia è una delle due alture di Monselice che per la sua forma particolare è chiamata anche il Drago. Nell'antichità e fino al 300 era chiamato Monterico proprio perché i suoi versanti erano ricoperti di castagni e quindi si potevano raccogliere gustose castagne in grande quantità. Per un po' si chiamò anche Monte Vignalesco in quanto gli abitanti del posto lo avevano trasformato in un esteso vigneto realizzando anche un vino molto rinomato che pare allietasse i sontuosi banchetti dei nobili. E perché adesso lo chiamiamo Monterico? Qui passiamo alla leggenda. Un'antica leggenda narra che tanti anni fa transitava nei versanti del monte, allora chiamato Vignalesco, un carro carico d'oro e di pietre preziose. All'improvviso una frana precipitò sul carro facendolo scomparire con tutto il tesoro che conteneva. E nonostante le lunghe e approfondite ricerche che seguirono per molto tempo, nessuno più lo ritrovò. Da quel momento il colle si chiama Monterico. Credo che il vero tesoro qui sia la natura, tutti questi magnifici alberi secolari, gli arbusti e le piante spontanee. Eh sì, qui come negli altri colli euganei, grazie alla felice combinazione di morfologia, esposizione solare e clima, si creano microclimi diversi che permettono la convivenza di specie tipiche della vegetazione alpina con quelle della macchia mediterranea. E così si alternano boschi freschi e ombrosi, dove domina il castagno, a boschi termofili di querce e ornelli. Nei punti più assolati compare la macchia mediterranea con lecci e corbezzoli e perfino fichi d'India. Avevo sentito che ci sono anche orchidee spontanee. Eh sì, qui nel Monterico Giorgia ci sono varie specie di orchidee spontanee. Tra le varie piante spicca il corbezzolo, che è considerato il simbolo dell'unità d'Italia, perché in autunno presenta foglie verdi, fiori bianchi e frutti rossi, proprio come la bandiera italiana. E ogni tanto questo colle restituisce anche qualcosa dal passato. Pensa che qualche anno fa una persona che stava andando a funghi ha rinvenuto un grosso proiettile risalente all'epoca pre-napoleonica. Si tratta di un proiettile per colubrina, cioè una palla di ferro grande quanto una noce, che era micidiale. Ora è esposto nell'armeria del castello. Il Monterico Giorgia è costituito principalmente dalla riolite, che è appunto un tipo di roccia sempre di origine vulcanica, che fu usato in modo particolare come pietrame da sottofondi stradali e per bonifiche arginali. Pensa che fu addirittura utilizzato per il tragico evento della rotta del Po nel 1951 in Polesine. Qui vedi Giorgia su questo tabellone, abbiamo proprio l'immagine del percorso completo del Monterico che è lungo circa 5 km e cinge l'intero monte ad anello. Il colle è alto 300 metri e questo sentiero non ha particolari gradi di difficoltà in quanto è proprio adatto a tutti. La posizione isolata del monte rispetto al complesso dei colli euganei consente la vista di suggestivi scorci della pianura veneta, sino a scorgere all'orizzonte il mare Adriatico verso est e gli Appennini verso sud-ovest.
E questa, Giorgia, è la statua dell'Ercole. Ercole, ma non era Atlante che reggeva il mondo? Sì, hai ragione, tocca ad Atlante questa eterna fatica, ma per un brevissimo tempo e con uno stratagemma anche Ercole resse il globo. Per superare la sua dodicesima fatica, Ercole doveva recuperare i pomi d'oro dal giardino delle Esperidi vegliato da un drago dalle 100 teste. Ercole non poteva toccare con le sue mani il melo, per cui ricorse all'astuzia. Disse ad Atlante che se gli avesse recuperato i pomi, lui gli avrebbe retto il mondo. Atlante avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di avere un'ora di respiro e accettò di recuperare le mele. Ercole uccise il drago, poi si mise il globo in spalla. Atlante si allontanò e ritornò poco dopo con 3 mele colte dalle sue figlie e, felice della ritrovata libertà, disse che le avrebbe consegnate lui. Allora Ercole chiese ad Atlante di reggere il globo solo un attimino, tanto per permettergli di fasciarsi il capo in modo da reggere più facilmente il globo. Atlante posò a terra le mele e riprese il mondo. E così Ercole subito raccolse i frutti e si allontanò. Hai capito l'astuzia? Sì, e che questo raffigurato qui sia Ercole ce lo dice un segno distintivo, la clava. Nel 1996 la statua fu colpita e danneggiata da un fulmine, ma fu prontamente restaurata grazie all'impegno dei frati francescani e da alcuni contradaioli del Carmine e da un comitato di cittadini che si costituì spontaneamente per recuperare il simbolo del Carmine. Sulla sommità del colle è possibile ammirare l'eremo di Santa Domenica, che ha una storia molto lunga e particolare. Infatti nel 1203, sulla sommità del monte, un gruppo di religiosi benedettini costituì un monastero con annesso oratorio dedicato a San Giovanni Evangelista, di cui oggi sopravvive la chiesetta. Nel 1239 l'imperatore Federico II di Svevia ordinò al suo luogotenente Zelino III da Romano di rafforzare le difese del Colle della Rocca e in questa fase decise di edificare un castrum anche sul Monte Ricco. Si susseguirono varie vicende nel corso dei secoli fino all'arrivo del Conte Cini attorno al 1920, il quale fece realizzare sulla cima del Monte Ricco una bellissima residenza. Il Monte Ricco fu toccato direttamente dalla Seconda Guerra Mondiale e, terminate le operazioni belliche, il Conte Cini cedette gratuitamente la villa e tutte le sue proprietà sul colle ai frati minori conventuali. Volle però che l'eremo fosse intitolato a Santa Domenica, in memoria della nonna materna Domenica Giraldi, alla quale era molto legato. Da alcuni anni il luogo è diventato una comunità di recupero per persone in difficoltà. Giorgia, questo è il famoso pestrin di Monselice, vale a dire, come dice la parola pestrin, pestare, è una macina in trachite dal peso di 120 quintali che serve proprio a pestare le olive. Veniva anticamente girata da un mulo che la trainava, ma al giorno d'oggi viene girata anche manualmente. Girandola, questa macina ha il compito di creare una pasta di olive. Le olive, dopo essere state schiacciate dalla macina, vengono inserite all'interno di alcuni contenitori in canapa intrecciata e pressate nuovamente in un torchio, il quale è messo in moto sfruttando in modo ingegnoso il sistema della leva. We'll be right back.
pasta così ottenuta è successivamente bagnata con acqua tiepida e messa all'interno dei mastei, cioè dei contenitori di legno, restando a riposo per una notte intera. Prima di portare l'olio in tavola, però, esso dovrà essere lasciato per 2 settimane all'interno di una damigiana in vetro per consentire la decantazione delle sostanze organiche dell'alimento, che solo dopo lo stoccaggio potrà essere degustato. Wow, ci sono anche le bruschette con questo delizioso olio dei colli appena appena fatto. Che dici, assaggiamo? Ma direi di sì. Buon appetito!